この成果を見せてやるぜ。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team e al consueto aggiornamento del venerdì. Prima di cominciare mando un grosso saluto al club It Idols o Idols, di che dir si voglia, la pronuncia poi ognuno lo dice un po' come vuole. In particolar modo al gruppo dei Piagnoni, erano il club che mi aveva adottato quando avevo ancora un account secondario che poi ho regalato perché non riuscivo a seguire. I ragazzi nello scontro tra club se la stanno cavando egregiamente, all'ottava partita per adesso credo che le abbiano vinte tutte, perché 7 partite 21 punti, quindi le hanno vinte tutte, sono in top 10. Non so se sono il primo club italiano, forse ce n'è un altro che dovrebbe essere sopra di loro, mi sembra gli Shaolin se non ricordo male, però non è che sto guardando molto l'andazzo degli scontri tra club. Comunque ci tenevo a fargli questo saluto particolare, a ringraziarli ancora per avermi aiutato in quel pur breve periodo, pochi mesi, 2 mesi e mezzo circa, in cui avevo portato avanti l'account secondario. Si meritano tra virgolette questo successo, in bocca al lupo ragazzi, vi auguro di andare avanti così fino alla fine dello scontro tra club. E venendo a quello che è effettivamente questo nuovo aggiornamento, la 2.9.0, ci avviciniamo alla 3.0, che di solito le versioni .0.0 sono quelle di cambiamenti epocali, ci stiamo avvicinando piano piano. Già questa versione 2.9.0 è molto bella, potenziate le amichevoli, vabbè, le notifiche le avevamo già viste nell'ultimo video. È possibile adesso giocare amichevoli tra utenti della versione global e della versione giapponese. Hanno sistemato il corretto rapporto tra l'annullamento dei sigilli e i sigilli delle abilità speciali. Da quello che ho capito, prima quando c'era un sigillo di un'abilità speciale e un annullamento del sigillo, alcune volte o sempre addirittura il sigillo delle abilità speciali prevaleva, invece adesso dovrebbe giustamente prevalere l'annullamento del sigillo. È possibile giocare più volte di seguito il panel shootout. Andiamo velocemente a vedere insieme adesso come funziona, perché io l'ho già provato, è molto bello. Eccolo qua, praticamente adesso dove prima avevamo la sola voce dell'estrazione da 100 monete di club, adesso ne abbiamo vicina anche una da 1000 con sfide consecutive. Praticamente ti manda a raffica di seguito una decina di estrazione, così come le state vedendo adesso, in modo da fare tutto in maniera un pochettino più sbrigativa. Non che questa cosa abbia aumentato il drop rate delle palle nere, che rimane mi sembra lo 0,1% o qualcosa di vagamente simile, però adesso è molto più comodo, si fa in fretta, e chi anche ha accumulato una vagonata di punti come il sottoscritto non ci metterà più così tanto a vederli scendere. È iniziata la coppa tecnica, la coppa di tipo tecnico, vabbè, questa ampiamente annunciata e anche prevedibilissima tra parentesi, durata dal 23 al 30, quindi una settimana giusta, con il solito orario di interruzione che va dalle 7 alle 9 sia del mattino che di sera, se non hanno cambiato l'orario. Io adesso non è che tutte le volte che c'è una notifica sto sinceramente a fare il calcolo del fuso orario giapponese, ma dovrebbe ancora essere quello. Livello delle tecniche speciali: S10, A30, B30, C20, abilità di squadre inattive, latenti attive, effetto club inattivi, limitazione alla posizione di giocatori sì, formazioni ex non attive, possibile utilizzare solo giocatori di tipo tecnico, limite di 40 partite. Le ricompense sono quelle che bene o male tutti già conosciamo, ci sono delle ricompense che si ottengono alla fine della coppa, ci sono delle ricompense che otteniamo mano a mano che giochiamo la coppa in base al numero delle vittorie e dei gol segnati. Non c'è molto da dire sinceramente su questa coppa, bene o male la conosciamo perché è un copia e incolla delle varie coppe che abbiamo giocato nell'ultimo mese. Ragazzi, in bocca al lupo, buona fortuna a tutti. Nuovi eventi inseriti quest'oggi: è tornata la Challenge Road, vi ricordo sempre la Challenge Road anche per chi l'aveva già terminata di ricominciarla dal principio. Il gioco, appena si accede alla Challenge Road, ci chiede se vogliamo continuarla dal punto dove l'avevamo interrotta l'ultima volta fino, mi sembra, alla sfida 20. Dalla sfida 20 in poi ve la dovete giocare comunque a prescindere, se non ricordo male. In realtà io non l'ho mai ricominciata da un certo punto, io tendo sempre a ricominciarla dall'inizio e
invito tutti quanti a ricominciarla dall'inizio, perché ricominciandola dall'inizio si riprendono tutte le ricompense, Dream Ball incluse, quindi per chi riesce a concludere almeno la sfida base, delle 30 sfide base, sono 30 Dream Ball facili facili ad una settimana dal Dream Fest, io direi che fanno abbastanza comodo. È stata inserita la nuova Road X6, dove ci sarà bisogno dei giocatori delle scuole medie, e in più il terreno del campo sarà disconnesso. Il problema di questa sfida... Vabbè, adesso naturalmente non posso averla già fatta, sulle 10 del mattino tra le altre cose la manutenzione è stata prolungata più del previsto. La parte difficile di questa sfida secondo me sarà la difesa, perché di difensori delle scuole medie giapponesi per forza ce ne sono veramente in giro pochi. Il più forte mi sembra che è Ishizaki Dream Collection, che insomma non è proprio il giocatore più utilizzato e più pescato all'interno di questo gioco, e gli altri sarà molto di, forse c'è un altro difensore, Soda quello baulato che si può evolvere fino a 2R. Così a memoria non mi vengono in mente altri difensori delle scuole medie evolvibili a 2R, magari mi dimentico io e forse c'è un Gito da qualche parte, però ripeto, così a memoria non mi viene in mente nulla in tal senso. La parte difficile sarà appunto la difesa, però probabilmente questa Road X6 sarà come quello che è stato per la Road 5, sarà una sfida ad oggi completabile da pochissimi giocatori. Più avanti nel tempo probabilmente usciranno dei nuovi giocatori delle scuole medie, a questo punto lo do abbastanza per scontato che escano dei nuovi giocatori delle scuole medie, e alla fine farà un po' la fine della Road 5 quando hanno latentizzato Napoleon Verde. Quando hanno latentizzato Napoleon Verde anno 1, tutti quelli che avevano Napoleon Verde hanno uno, bastava usare lui e la X5 si faceva facilissimamente. Il mese scorso l'ho fatto anch'io. C'era già chi ci riusciva prima con Schneider Baulato. Io con Schneider Baulato, devo dire la verità, non ci ero mai riuscito. Con Napoleon adesso basta avere Napoleon e ci riescono, non dico tutti, ma comunque quasi tutti. Presumo che la stessa cosa sarà per la Rodex 6. Magari all'inizio sarà un pochettino difficile, presumo, ripeto, perché poi in realtà questa sfida ancora non l'ho affrontata. Però magari col tempo, uscendo dei nuovi giocatori, diventerà più abbordabile. È tornato l'evento speciale, campo di allenamento, il classico evento dove c'è da farmare le medagliette da poterle scambiare nel relativo mercato. Relativo mercato che tra parentesi ci dà delle indicazioni molto interessanti. Ecco, la partita è naturalmente la prima che trovate dentro nelle partite degli eventi. Il livello è uno solo, non dà ricompense aggiuntive in base al numero dei gol, dà le classiche ricompense delle partite normali, dà dei bonus naturalmente, cioè dà una ricompensa aggiuntiva per la tripletta, per non aver subito gol, e poi il resto sono fondamentalmente ricompense casuali. Il mercato si può accedere sia dalla voce normale del negozio, dove c'è mercato evento, dove troviamo sia il mercato di queste medaglie che il mercato ancora attivo per l'evento dei 20 milioni. Perché dicevo che questo mercato dà delle indicazioni molto interessanti? Perché abbiamo palloni neri specifici per Tsubasa, Wakabayashi, i gemelli Tachibana, che sono presenti nell'estrazione dei samurai di oggi, insieme ad Akai, che però non gli hanno dato delle palle nere specifiche. Io protesto per questa cosa. C'è la palla nera per Xiao, che comunque era presente nell'evento dei 20, nell'estrazione dei 20 milioni di Doad, per Natureza, che è stato il giocatore Dream Collection di questo mese, per Leo, per il quale sta arrivando una versione latente, lo vediamo nella sezione tra virgolette spoiler più tardi, e soprattutto ci sono palle nere specifiche per Schneider, per Muller, per Kals, Margus e Chester. Pronto, stanno per caso arrivando i samurai tedeschi? È molto molto probabile, ragazzi, hanno messo palle nere per tutte e cinque. Per tutti e cinque. Io alzo le mani. O li buttano fuori tutti insieme come giocatori Dream Fest, fanno tipo un mega Dream Fest con 5 giocatori tedeschi tutti insieme, ma la vedo un pochettino difficile. Oppure questa potrebbe essere una bella spoilerata per un eventuale ritorno dei samurai tedeschi, o comunque di un banner dedicato ai tedeschi, o di più banner eventualmente dedicato ai tedeschi. Io ho sempre sognato un Dream Fest con Chester e Margus come coppia. Hanno fatto i gemelli Tachibana, non potrebbero fare un Dream Fest anche con Chester e Margus? No. Chiedo io così. C'è però sempre anche un Robson, c'erano anche le palle nere per Robson nel mercato delle medaglie dei 20 milioni di download. Magari potrebbe essere indicativo anche quello, però questi 5 qua messi così tutti insieme, secondo me veramente sono una
una spoilerata. Poi magari mi sbaglio, perché la club può tutto e il contrario di tutto. Sappiamo che club e logica non vanno mai d'accordo, però se dovessimo ragionare per logica, io direi che queste medaglie di questi 5 giocatori messi insieme potrebbero far quantomeno presupporre a un eventuale ritorno a breve dei samurai tedeschi, che Tsubasa.im aveva già anticipato un paio di mesi fa. Evidentemente la club ha deciso di spostarli. A questo punto non so se arriveranno già ad agosto o se saranno ad inizio settembre. Bellissimo, è un banner dei samurai prima del Dream Fest e poi il Dream Fest, e poi ci starebbe veramente bene un banner samurai tedesco dopo il Dream Fest. La club ha deciso proprio veramente di prenderci per la gola. Giungendo al piatto forte della giornata, è uscita ieri la notifica da nulla, nessuno se lo aspettava, non che fosse imprevedibile come cosa, però effettivamente nessuno se lo aspettava. Nuovo step up banner dei samurai giapponese con i due da Tachibana, che erano fra i giocatori che mancavano. Non sono gli unici giocatori che mancano, mi sembra che qualcuno ancora manchi come versione Samurai 97. Ad ogni modo, Masao Verde e Kazuo Rossi. Sui colori ci sarebbe ancora da discutere, però vabbè, li hanno fatti così, prendiamoci quello che c'è. Nel banner assieme a loro in rate up sono Tsubasa, sono Wakabayashi e sono soprattutto Akai, perché per me tra tutti in questo banner il migliore è Akai. Io fortunatamente già ce l'ho, di questi ne ho 3 su 5, motivo per il quale io non pullerò per questo banner, o comunque non pullerò adesso. Sapete che io quella da 30 la faccio sempre e la farò anche per questo banner, ma questo banner inizia oggi e finisce al 6 settembre. Ragazzi, con tutto il dovuto rispetto, so che la stra maggior parte di voi, quando avrà visto questo video, se aveva già deciso di pullare, avrà già pullato, ma io consiglio a tutti, o comunque a tutti gli altri, di aspettare a pullare. Questo banner finisce una settimana dopo al Dream Fest. In questo specifico momento non c'è una necessità esagerata di pullare in questo banner, perché l'unico evento di un certo rilievo in corso è la coppa di tipo tecnico. In questo banner, su 5 giocatori di quelli in rate up, sottolineo di quelli in rate up, ce n'è uno di tipo tecnico, cioè Masao Tachibana, che se già non avete Kazuo di tipo verde, come tutti i gemelli Tachibana, non sfrutterete mai a pieno. E tra altre cose, questi giocatori sono fortissimi per la loro abilità di squadra, che dà il 17% ai giocatori del relativo colore, ma nella coppa tecnica l'abilità di squadra non conta niente, perché le abilità di squadra sono inattive. Quindi, ripeto, averli adesso cambia relativamente poco. Il mio consiglio appassionato sarebbe: aspettate di vedere cosa esce al Dream Fest, nel frattempo vi mettete da parte quante più Dream Ball possibile. Una volta che sapremo quello che esce al Dream Fest e al Mini Dream Fest, perché c'è anche un Mini Dream Fest in mezzo, che sa che col fatto che adesso stanno latentizzando i giocatori Dream Fest hanno uno, può essere interessante anche il Mini Dream Fest, non metto assolutamente in discussione quello, ma una volta che avete il quadro generale dell'estrazione da fine mese fino appunto al 6 settembre, quando durerà questo banner, potete decidere dove estrarre, come suddividere le vostre Dream Ball. Buttare dentro tutto adesso, secondo me, è un pochettino un azzardo. Poi magari pullerete lo stesso, ripeto, poi magari pullerete lo stesso in questo banner, non sto dicendo di non pullare in questo banner, magari poi pullerete lo stesso, però almeno lo fate con un pochettino più di cognizione di causa, ecco. Il banner è uno step up banner a 8 step. In realtà l'SSR nuovo garantito, cioè nuovo, l'SSR garantito fra i 5 in rate up, che potrebbero essere i due Tachibana o anche i 3 giocatori che erano già usciti, si ferma allo step 6. Lo step 7 e lo step 8 ti dà una palla nera specifica per uno di quei. Il 7 ti dà una palla nera specifica per 10, cioè che aumenta di 10 livelli uno dei 5 giocatori in rate up, mentre invece lo step 8 ti dà una palla nera che aumenta di 20 livelli qualsiasi giocatore, è generale. Però ripeto, l'SSR garantito standard sta al quarto step, l'SSR garantito fra i 5 rate up sta al sesto step. Non ci sono estrazioni gratuite a sto giro, quindi per completare tutti e 8 gli step servono 370 Dream Ball. Alla faccia del Kaiser, aggiungo io. È vero che questo mese la club ce ne ha date tantissime, poi nel riepilogo di fine mese faremo meglio i conti, però caspita ragazzi, 370 Dream Ball per completare un banner intero. Vabbè, io rimango dell'idea che il 7 e l'8
a parte che avere un rate normale servano più che altro a chi vuole le palle nere specifiche. Gli altri, sinceramente, mi fermerei al 6 con le consuete 200-270 Dreamball. Però, ragazzi, quelle sono scelte vostre. Alla fine, ognuno ha le sue Dreamball e decide di distribuirle come meglio gli pare. Veniamo adesso alla descrizione dei nuovi samurai usciti, gemellini Tachibana. Partiamo con Masao Tachibana, attaccante, centrocampista offensivo e centrocampista difensivo, e poi basta, di tipo tecnico, stesso colore della versione Dream Collection, e mi sembra che lui è anche l'attaccante delle scuole medie, se non ricordo male. Allora, 969 punti di stamina, 19.289 punti d'attacco, 13.100 di difesa, 19.6 di forza fisica, spicca soprattutto per il tiro, che mi fa pensare che sia una valida soluzione schierarlo come attaccante. Dribbling e passaggio non sono sinceramente eccezionali, quindi non ce lo vedo molto né come regista giocando come centrocampista difensivo, né come eventuale centrocampista offensivo. Molto buona l'intercettazione, che si sposa alla perfezione con quella che è la sua abilità passiva, 60% di possibilità che si attivi appunto l'intercettazione automatica quando il pallone del passaggio di un avversario gli passa vicino. Per un attaccante è un'ottima cosa avere l'intercettazione automatica, perché veramente rompe tantissimo le scatole quando va a pressare sui difensori avversari. Non a caso ha anche un'intercettazione di tipo S, ha un tiro di tipo S bellissimo che si può fare da solo, non ha bisogno necessariamente del suo gemellino, e passaggio di tipo tecnico. Naturalmente, trattandosi di un Tachibana, come tutti i Tachibana, loro hanno molto buono di bonus sia sulla palla alta che come palla bassa, di conseguenza, essendo lui prettamente un attaccante per via del tiro, io consiglierei sicuramente di insegnargli, se ce l'avete, sia il tiro a mezza altezza che il tiro a palla alta, o quantomeno uno dei due, e eventualmente insegnargli anche l'1-2 con il fratello dei gemelli Tachibana, per permettergli di arrivare in area anche da solo sulle sue gambine, magari, non so, togliendo il passaggio, per dire, se proprio non dovesse servirvi come seconda punta da assist. Ma è un'abilità di squadra, l'abbiamo detta prima, giocatori di tipo giapponesi, di tipo tecnico, tutti i parametri 17%. Sono le abilità di squadra necessarie per chi vuole dominare nel PvP, sono delle abilità di squadra attualmente piuttosto inutile, perché nel PvP le abilità di squadra sono inattive. La verità è quella, al momento nei tornei veri che questo gioco ci propone le abilità di squadra per il momento sono inattive. Poi magari tornerà un torneo tipo la Dream Collection, la Dream Championship, e nella Dream Championship le abilità di squadra si potevano utilizzare. Io a questo punto mi auguro che torni anche un torneo dove le abilità di squadra si possano utilizzare, perché altrimenti non mi spiego perché fare delle abilità di squadra così esageratamente fortissimi e utilissimi per il PvP, perché potenziano un sacco i nostri giocatori, senza poi poterle utilizzare. Sapete che io ho già detto che secondo me torneranno sia i tornei con le tecniche S99, e a questo punto penso anche quelli dell'abilità di squadra, però ripeto, in questo momento lui è l'unico giocatore di tipo tecnico tra quelli in rate up questo banner. Al momento c'è una coppa di tipo tecnico. Se vi può servire proprio per completare la vostra squadra, bene, ma ragazzi, le probabilità di pullare proprio lui sono poche. So che adesso sotto in descrizione nel video, come avrò detto questa frase, ci sarà già gente che mi dice: Barde, io ho fatto una singola da 5 e mi è uscito proprio lui. Barde, io ho fatto una multipla da 10 e me ne sono usciti 3 addirittura. E vabbè, ci sta, però non è che cambia la solfa è sempre quella. È piuttosto difficile, essendo l'unico su 5 di tipo tecnico, andare a pullare proprio lui. Se ci siete riusciti che vi serve, ragazzi, che dire, premio Natike d'Oro 2019, assolutamente. Kazuo Tachibana, attaccante, centrocampista offensivo e centrocampista difensivo di tipo resistenza. E ammettiamolo, ragazzi, quando l'abbiamo visto abbiamo pensato tutti la stessa cosa: ma alla club farlo azzurro, questo gli faceva tanto schifo? Perché dico così? Perché c'è Masao, suo fratello in versione Dreamfest, che è appunto azzurro, ma esiste solo una versione azzurra di Kazuo uscita fino a di quelle SSR native. C'era anche un baulato un po' di tempo fa, se non ricordo male, ma delle versioni SSR native esiste una versione sola di Kazuo, che è Samurai 2018, che tra le altre cose è uscito solo
due volte in due estrazioni, nella sua quando ha appunto esordito col fratello e forse in una o due al massimo estrazioni riassuntive dei Samurai 2018, e quindi è uno dei giocatori più introvabili del gioco. Sarebbe stata una bella cosa fare Azzurro anche lui, da poter affiancare appunto al fratello in versione Dreamfest, e invece no, la club ha deciso che doveva farlo di tipo resistenza. Va bene, 968 punti di stamina, 19.500 punti d'attacco, 15.000 di difesa, 17.500 di forza fisica. È un po' l'esatto contrario del fratello, al di là dell'intercettazione che è sempre altissima, quella ce l'hanno alta tutte e due. Il fratello è buono principalmente nel tiro, ma non ha un granché di dribbling e passaggio. Lui invece è buono nel dribbling e nel passaggio, ma ha una ciofeca di tiro. 4.800 punti con 4.100 di potenza fa praticamente ridere. Anche nel suo caso 60% di possibilità di intercettazione automatica, anche nel suo caso 17%, ovviamente nel suo caso specifico è giapponese, di tipo resistenza. Ha un dribbling di tipo S, ha l'intercettazione di tipo S e ha un passaggio. Faccio fatica a inquadrarlo in una precisa posizione del campo, ma così a occhio ce lo vedrei molto meglio come centrocampista offensivo. Attaccante no, per via della quasi totale mancanza del tiro. Centrocampista difensivo neanche, perché pur avendo 7.000 punti di velocità ha solo 3.700 punti di contrasto, e quindi ormai un centrocampista difensivo che può fare solo l'intercettazione è un centrocampista difensivo comunque abbastanza debole in tal senso, e quindi ce lo vedrei bene come trequartista magari laterale, perché per come la vedo io il centrale deve comunque saper tirare o poter tirare, non è il suo caso. Però come centrocampista laterale ha un gran bel dribbling, 7.500 punti di dribbling con 7.000 di velocità è un gran bel dribbling. Ha un buon passaggio, 7.000 punti di passaggio con 6.003 di maestria va benissimo. Ripeto, non ha contrasto, però ha quell'autointercettazione e quell'intercettazione di tipo S che dà molto fastidio sia ai difensori che ai trequartisti avversari quando provano a far ripartire l'azione. Quindi diciamo che Masao, per come la vedo io, è principalmente un attaccante. Kazuo in questo caso dovrebbe essere principalmente un centrocampista offensivo. Intanto voi sicuramente non la vedete perché nero su nero non si vede, ma ho qua un re leone, una regina pantera che ci tiene anche lei ogni tanto a fare la sua capatina nei miei video. Chiudendo le notifiche di oggi, andiamo nella sezione leak, nella sezione spoiler, chiamatela un po' come volete, ci siamo capiti. Dunque, questi leak, questi spoiler, queste immagini che adesso vedete sono già state inserite nel database del gioco con l'aggiornamento che è appena uscito. La club le inserisce negli aggiornamenti del venerdì e poi le rende attive fisicamente durante il resto della settimana. Ringrazio Alessio, perché lui, l'addetto ufficiale al data mining italiano, e lascio il link del suo canale Telegram in descrizione, quindi se volete avere queste notizie in anteprima in italiano entrate nel suo canale Telegram, e lui di volta in volta, mano a mano che escono appunto questi aggiornamenti, pubblica queste immagini e anche le varie descrizioni. Adesso vediamo che in settimana arriverà l'estrazione a scelta dei giocatori asiatici. Tutti i giocatori SR+, tecnica speciale di livello 5, vabbè, poi in base come tutte le estrazioni che abbiamo visto di recente. Ci sarà Oueran nella sua versione fenomeno, perché quello è un Oueran versione fenomeno, che però adesso si può trovare anche nei ticket, perché sia io che Andrea Baldini l'abbiamo trovato nei ticket normali. E in Raytap vediamo anche l'altro, uno dei tre fratellini con Sawat, vedremo poi chi saranno gli altri tre giocatori in Raytap. Di solito questi banner hanno 5 giocatori in Raytap. Non sarà l'unica estrazione di questa settimana, arriverà anche l'estrazione a scelta Latin con Diaz latente e con Leo versione resistenza, che verrà reso latente. Adesso avete anche visto il perché delle sue palle nere specifiche nel mercato dell'evento che è iniziato oggi. Sbirciatina proprio velocissima Leo. Naturalmente qualcuno già ce l'avrà, non è un giocatore nuovo, è semplicemente un giocatore che verrà reso latente durante questa settimana. Coppia d'oro brasiliana,
sostituibile, è un 1-2 con Santana, 18.100 punti d'attacco, 14.700 di difesa, 16.2 di forza fisica, attaccante, solo attaccante di tipo resistenza, abilità di squadra, giocatori sudamericani, tutti i parametri più 10%, killer di giocatori giapponesi, se non ricordo male dovrebbe guadagnare un ulteriore 10% quando affronterà i giocatori giapponesi. Occhiata velocissima anche a quella che è la sua evoluzione latente, più 10% di potenza alle tecniche di passaggio, resistenza alla pioggia, 5% di riduzione dei malus per i giocatori, per i compagni di squadra sudamericani, 10% in più alle statistiche quando Santana è un compagno di squadra e crossa quando crossa una palla al centro è sempre una palla alta. Solitamente la club quando rende latenti questi giocatori è perché sta arrivando un qualche tipo di evento dove questo giocatore sarà particolarmente utile. L'abbiamo visto adesso con l'olandese Baulato che si ottiene dall'estrazione club con i ticket verdi appunto del club, che è diventato utilissimo per la sfida, quella di Matsuyama, Raid SSR di Matsuyama per il passaggio a farmabile, e anche per una parte dell'attacco a tempo di Yuga, dove appunto si doveva segnare a Wakashimazu era, se non ricordo male, di tipo, non mi ricordo se era resistenza o di tipo agilità, comunque lui aveva il bonus in quanto giocatore agilità, perché in quella sfida c'era il bonus ai giocatori abilità e al bonus contro Wakashimazu e al bonus contro i giocatori giapponesi. In quella sfida tornava particolarmente utile, anche se devo dire la verità, io Wakashimazu con lui non sono riuscito a fargli gol. Ad ogni modo, ripeto, ogni volta che la club butta fuori o rende latente un giocatore del genere perché sta arrivando una sfida dove questo giocatore sarà particolarmente utile. Ricordo anche l'ultimo Nitta che aveva killer di giocatori olandesi, tutti che ci chiedevamo ma che cavolo serviva, e serviva perché poi è uscita la sfida dove appunto si giocava contro l'Olanda e che aveva in porta Donovan e che bisognava segnare con un tiro a palla bassa. E è proprio Nitta fatto su misura. Molto probabilmente arriverà anche un evento dove questo Leo sarà presumibilmente un giocatore discretamente utile, buono per chi già ce l'ha. Io sinceramente non è che mi strappo i capelli per non averlo, perché anche adesso che l'ho descritto non è che mi sembra poi questo grandissimo fenomeno, però sicuro come l'oro che torna utile anche lui. Ok, oggi penso di aver detto veramente, veramente tutto. Ragazzi, vi chiedo scusa se come sempre il video sarà magari un pochettino più lungo del dovuto. Non faccio pullate perché al momento ho 70 dribble. Tonde, sputate. Non scialacquate. 50 con quella nefasta estrazione alla Dream Collection. Io volevo fare 4-5 singole, invece mi è partita la multi dal nulla. Beh, uno dice, vabbè, ma hai trovato calzi. Cavolo, me ne frega di cazzo. Chiudendo questa piccola parentesi, potrei già farla volendo quella da 30, ma come vi ho anticipato c'è il Dreamfest in mezzo. Preferisco prima arrivare al Dreamfest e vedere che cosa mi piazzano del Dreamfest. Una volta che avrò visto cosa ci sarà o meno del Dreamfest, deciderò anch'io come suddividere le mie Dreamball. Va bene ragazzi, per oggi era tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se ho detto qualche strafalcione ultimamente sapete che me ne capitano tante, chiedo direttamente perdono, metterò eventualmente la correzione qui in descrizione al video, quindi prima di dirmi Barde guarda che hai sbagliato, controllate che magari non me l'abbia già detto qualcuno e che abbia corretto sotto in descrizione. Ci si sente a questo punto per il video di lunedì, se ci saranno novità in merito al mini Dreamfest. Credo che lunedì avremo novità in merito al mini Dreamfest, suppongo. Per oggi è tutto, pace belli, alla prossima.